Tu non vuoi che installiamo gli impianti, non frega niente. Impianti di audizione, ricezione radar. E ora in Sicilia abbiamo cominciato. Tu sei parte di un'alleanza. Stai zitto, stai zitto. Ma me ne hai schiacciato un piede. Vabbè, abbi pazienza, vedrai che poi passa. Porta pazienza, rogna un po'. Se te rogna un po', esatto. Ti fa vedere un po' di grana. Esatto. Gli uomini come De Gasperi e compagnia bella, eccetera. Non ci sono più. Non ci sono più quelli lì. Tutto si può fare. Perché quando De Gasperi andò, adesso si ride, ma bisogna conoscere la storia. Quando De Gasperi andò negli Stati Uniti, andò là col... Noi pensavamo, questo qua cosa vuole? Dovrebbe venire qua strisciando. Perché? E lui invece riuscì a ottenere parecchie cose. Certo, il cambio era l'alleanza, se volevi... Però loro volevano azzerare la visione politica dell'Inghilterra. Doveva rimanere nel paese agricolo. Industrializzazione a minimo. Questo era il futuro prospettato iniziale del dopoguerra. Poi, naturalmente, disse no, sarebbe così forte la frontiera che ci sono i sovietici. Allora, chiusero gli occhi, anche gli ex generali fascisti, tutti entrarono dentro perché ci fu un condono generale, perché bisognava combattere il sovietismo. E allora si cominciò a mettersi in sinistra, agitarsi prima che ti passi il tempo. day.